Benvenuti anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi mostro questa borsa molto particolare per la forma e per la lavorazione, ma molto semplice da realizzare. Allora, io uso un fondo in pelle. I materiali sono stati offerti dalla merceria di Michele e Federica Vigliotta e vado ad usare anche questo cordino che è veramente molto bello, mi è piaciuto tanto sia per il colore ma anche per la lavorazione, quindi non è troppo duro, ma con questa lavorazione, come potete ben vedere, la borsa tiene bene su. Quindi anche per chi non ama, vedete, foderare la borsa, può con questa lavorazione evitare, insomma, di foderare. Io, lo sapete, preferisco sempre foderare le borse, però vi voglio far vedere che anche se decideste di non foderarla, insomma, il risultato è comunque bello. Io, vedete, ho fatto la lavorazione in modo che possiamo sia metterla così. Quindi nel mo momento in cui noi vogliamo una borsa, ecco, che abbia la solita forma, possiamo lasciarla così, ma andiamo anche a mettere, per cambiare, vedete, la forma della borsa, queste calamite a pressione, dove questi bottoni a pressione, dove possiamo cambiare, vedete, la forma della nostra borsa. Un'altra cosa diversa che vi faccio vedere è la posizione dei manici attaccata con queste viti, quindi potete praticamente, ecco, variare i modelli delle vostre borse con queste tecniche. Ovviamente potete cambiare la soluzione dei manici, qualsiasi cosa, insomma, vi piaccia di più, quindi non è i miei tutorial, sono di ispirazione, quindi potete fare la borsa identica, ma potete anche prendere qualche spunto e quindi realizzarla di vostra fantasia. In più io ho messo una mappina. Nel box informazioni vi metto sia il link per i manici usciranno subito dopo la pubblicazione della borsa, quindi per il link dovete aspettare qualche giorno, e vi metterò anche il link per la nappina. Quindi, insomma, se volete anche voi aggiungere poi la nappina è opzionale, ma nei miei video trovate veramente tanti tutorial, anche se volete mettere, non so, dei cuori, vi ho fatto vedere qualche volta anche dei cuori di questo tipo, per esempio. Aspettate che non riesco a farvelo vedere. Ecco qui. Potete realizzare anche, per esempio, un cuore del genere. Ed altre, insomma, decorazioni che più vi possono piacere. Ovviamente potete fare tinta su tinta, una tinta di contrasto e così via. Allora, nel box informazioni vi metto anche i contatti nel caso voi voleste acquistare i materiali dalla merceria Vigliotta. Detto questo, passiamo al tutorial e vi ricordo anche di iscrivervi al canale. Cosa molto importante, attivate la campanella perché altrimenti non vi arrivano le notifiche ogni volta che io pubblico un video. In più, seguitemi su IG, su Instagram, Facebook, su TikTok, e così non vi perdete nessuna novità. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il tutorial di oggi andiamo ad usare un fondo 30x10 e questo cordino tie italiano veramente molto molto bello. Il materiale è stato offerto dalla merceria Michele e Federica di Michele e Federica Vigliotta. Io nel box informazioni vi metto il link, quindi i contatti per contattarli sia su Facebook ma anche su WhatsApp. Ovviamente questo cordino, il mio è rosa antico, ma c'è una varietà veramente di colori, quindi potete chiedere la disponibilità dei colori in modo che poi scegliete quello che più si addice, insomma, a voi. Uso, come già vi ho detto, un fondo 30x10. Iniziamo adesso dal fondo. Io inizio, vedete, dal centro del mio fondo, infilo il mio uncinetto 3,5 e inizio a legarmi al fondo. Allora, la parte, vedete, che dobbiamo andare a avere verso di noi è quella con le copelle, quindi sarà quella parte visibile, quindi la parte esterna. Entriamo in ogni punto e lavoriamo delle maglie basse. Allora, io, siccome il cordino italiano è un cordino abbastanza spesso, alterno una maglia bassa, due maglie basse, una maglia bassa, due maglie basse. Voi, in base al vostro filato e in base ovviamente al vostro fondo, alla distanza dei fori, decidete come alternare. Una maglia bassa, qui ci siamo legati, ovviamente ritorneremo nel giro di ritorno. Una maglia bassa, entriamo nel prossimo e ne lavoriamo due. Una maglia bassa nel prossimo e due, vedete, in quello dopo. Ho
anche tre probabilmente, vediamo un po', sì, quindi faremo tre nell'angolo. Ora nel prossimo ne lavoriamo due. E nel prossimo una. Due nel prossimo. E una in quello dopo. Quindi alterniamo in questa maniera qui, vedete? 2, 1, 2 nell'angolo, quando andiamo a girare ne lavoreremo 3, quindi in ogni angolo andate a lavorare 3 maglie basse e alternate 2 e 1, oppure vi ripeto, se non avete, avete un filato più sottile, ovviamente procedete con le 2 maglie basse in ogni forma. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, ho lavorato anche qui 3 e 3, vedete, in ogni angolo, anche qui lavoriamo 3 e 3 sempre in ogni angolo, arrivo qui, dove vedete ho iniziato la lavorazione, lavoro 2 maglie basse in questa maniera qui, quindi una e due. Adesso entro, vedete, nel punto dopo lavorato e chiudo a maglia bassissima. Adesso lavoriamo una catenella. E nel punto, vedete, dove abbiamo realizzato la catenella, entriamo e lavoriamo una maglia bassa. E adesso lavoriamo delle maglie in costo, vedete, entriamo al centro, quindi non così, ma al centro, e lavoriamo delle maglie basse in ogni punto senza fare nessun aumento. Quindi non aumentiamo più i punti sulla base, ci basteranno quelli già fatti nei fori. Quindi in ogni punto, vedete, semplicemente lavoriamo delle maglie basse. Quindi andate a proseguire lavorando delle maglie basse per tutto il perimetro del fondo fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo, vedete, dove abbiamo la maglia bassissima e la maglia bassa. Entro nella maglia bassissima, chiudo a maglia bassissima e inizio con il punto canestro. Qui ho la maglia bassa, vedete, entro sotto il punto basso e lavoro un punto canestro, quindi una maglia bassa allungata. Nel prossimo lavoro una maglia bassa semplice, nel prossimo lavoro una, qui siamo entrati, vedete, una maglia bassa allungata, quindi sotto il punto basso. Di nuovo qui ho fatto una maglia bassa allungata, nel prossimo lavoro una maglia bassa come si presenta. Di nuovo qui ho la maglia bassa, vedete, semplice, qui entro sotto il punto basso e lavoro una maglia bassa allungata. Quindi adesso dobbiamo andare ad alternare praticamente un punto basso semplice, un punto basso allungato. Questo è un punto basso allungato, entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa semplice. Maglia bassa semplice, entro nel prossimo, punto basso allungato, vedete, entro sotto il punto basso. Di nuovo, qui ho il punto basso allungato, qui un punto basso semplice. E andiamo a proseguire così, sempre senza nessun aumento. Punto basso semplice, entro, vedete, sotto il punto basso e lavoro una maglia bassa allungata. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Ovviamente dove iniziamo andiamo a mettere un marcapunti. Questo ci aiuterà chiaramente a individuare il punto dove abbiamo iniziato. Vedete, abbiamo iniziato con una maglia allungata, quindi andiamo a mettere il marcapunti sulla maglia allungata. Arriviamo, vedete, nel penultimo punto dove praticamente abbiamo la maglia bassissima. Allora, noi possiamo decidere di chiudere qui sulla maglia bassissima oppure semplicemente continuare a spirale. Allora, personalmente preferisco continuare a spirale. Quindi io posso entrare in questa maniera qui, quindi qui lavoro una maglia, vedete, allungata in sequenza con questa che è la maglia bassa, e ogni volta avremo questi due punti ovviamente uguali vicino, quindi saranno uguali, però il marcapunti ci ricorderà che noi stiamo iniziando un'altra riga. Quindi qui ho la maglia allungata, qui sotto vedete ho la maglia allungata e chiaramente vado a lavorare una maglia bassa. Io evito di chiudere ogni volta a maglia bassissima, quindi voi qua se volete chiudere a maglia bassissima potete farlo
Io non lo faccio per evitare la cicatrice, perché così non si vede, insomma, la cicatrice e il lavoro viene pulito. Adesso qui abbiamo lavorato ovviamente una maglia bassa perché abbiamo il punto allungato. Qui abbiamo la maglia bassa semplice, entriamo sotto la maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa allungata. Qui abbiamo, vedete, la maglia bassa allungata, quindi entriamo e lavoriamo una maglia bassa semplice. Qui abbiamo la maglia bassa semplice, entriamo, vedete, sottostante e lavoriamo la maglia bassa allungata. Maglia allungata, quindi entriamo così e lavoriamo maglia bassa semplice. Quindi adesso noi faremo per tutti i giri questo tipo di lavorazione. Adesso andiamo a proseguire lavorando. Vedete, qui ho di nuovo la maglia bassa semplice, lavoro una maglia bassa allungata, maglia allungata, maglia bassa semplice. Quindi adesso andiamo a continuare con le nostre righe di lavorazione. Quando arriviamo al marcapunti, lo togliamo e lo rimettiamo senza chiudere a maglia bassissima, ma continueremo col punto che segue. Quindi andiamo a continuare e poi vi dico quante righe ho realizzato. Io ho proseguito, ragazze, per un'altezza di totale di 25 centimetri. Nel mio caso sono 43 righe, quindi voi andate a più la riga di maglia bassa, quindi sono 44 righe. Quindi voi andate ovviamente a valutare quante righe col vostro filato dovete aggiungere o se devono essere uguali per raggiungere la mia altezza. Adesso andiamo a completare il bordo. Dove ho, vedete, il marcapunti, tolgo il marcapunti e chiudo a maglia bassissima qui sul punto, vedete, in questa maniera qui. Adesso metto il mio marcapunti per ricordarmi dove ho chiuso a maglia bassissima, ovviamente, e vado a realizzare un giro di maglie bassissime in costa, quindi entro, vedete, in una sola asola e realizzo delle maglie bassissime in questa maniera qui. Quindi andiamo a completare un giro di maglie bassissime fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, vedete, nel penultimo punto da lavorare, quindi lavoriamo l'ultima maglia bassissima, tagliamo il nostro filo e tiriamo in questa maniera qui. Adesso infiliamo il nostro ago a punta tonda e togliamo il nostro marcapunti. Adesso guardate, io sono così. Quindi mi trovo qui, entro nel punto dove avevo il marcapunti, sistemo il mio punto, filo sul davanti, entro, vedete, al centro qui, sul dietro, e chiudo la lavorazione in modo che non si veda lo scalino. E poi vado a nascondere ovviamente all'interno della borsa. Con un accendino tagliamo e saldiamo. Ed ecco qui che abbiamo chiuso, vedete, il nostro punto. Adesso ragazze, io voglio andare a fare una piega nei lati e faccio in questa maniera qui. La prima cosa che dobbiamo fare è centrare, vedete, sia il centro di destra che di sinistra. Una volta che abbiamo fatto questo, prendiamo la nostra borsa in questa maniera qui. Prendiamo le nostre calamite con le alette. Qui vedete ho il centro. Piego la borsa in questa maniera qui. Uno e due punti. Vedete? Quindi 1 e 2 punti sulla prima riga, quindi 1 e 2, e qui al centro sul terzo punto sottostante, quindi guardate 1 e 2 sul punto sottostante, quindi su, non sull'ultima riga ma sulla penultima, vado a fissare l'aletta in questa maniera qui. Ovviamente potete anche fissare quelle che hanno i fori e vanno cucite. Se foderate la borsa, chiaramente è ancora più bello perché non si vedrà. E con una pinza, chiaramente andiamo ad abbassare le nostre alette.
Una volta che abbiamo fissato bene bene, vedete le alette, ecco che abbiamo messo il primo punto. Adesso dobbiamo mettere l'altro. Quindi ripieghiamo, vedete? Così. E anche qui dobbiamo fare la stessissima cosa. Quindi qui abbiamo il centro, qui abbiamo un punto, un altro punto. Qui al centro dobbiamo andare a mettere, quindi sulla seconda riga dobbiamo andare a mettere la nostra aletta. E io, vedete, quando vado a fissare l'aletta, tocco, vedete, centralmente anche l'altra, come potete vedere. Quindi vuol dire che le sto mettendo precise. Ecco perché andiamo a centrare. Una volta che abbiamo fatto questo, anche qui andiamo ad inserire la nostra piastrina e a stringere. Una volta, vedete, che ho fissato entrambe le calamite, tolgo ovviamente il mio marcapunti e quando vado a chiudere, vedete, si fa una leggera piega. Perché ovviamente la borsa non è gigante, quindi abbiamo bisogno di una piccola piega che andrà a dare questa forma, vedete, alla borsa molto particolare, quindi una forma un po' diversa, rispetto al solito. Andiamo chiaramente a fare la stessissima cosa anche di qua, sempre sul centro contiamo 2 e al centro mettiamo le alette e anche di qua contiamo 1 e 2 e al centro mettiamo l'aletta. Una volta quindi vedete che abbiamo posizionato le nostre alette, io vado a posizionare il manico. Allora, per il manico, vedete, anche il manico è stato fatto a punto canestro e vi farò il tutorial, uscirà quasi subito dopo, insomma, la pubblicazione del video. Allora, noi possiamo mettere sia due manici che un monomanico, questo poi lo potete decidere voi. Io adesso ne metto uno, poi insomma deciderò se aggiungerne un altro. Allora, guardate, chiudiamo le nostre alette, sia di qua che di là, decidiamo il nostro davanti nel caso vogliamo mettere un solo manico. Quindi io ho questa chiusura così. Adesso che cosa faccio? Sfrutto questi fori, vedete, che ci sono del manico. Vedete? E vado ad usare queste viti per fare una borsa un po' diversa. Ovviamente le viti col tempo potrebbero scappare all'interno, quindi che cosa faccio? Mi aiuto con la piastrina che in genere viene data in dotazione delle alette, quindi delle calamite, in modo che quando andrò a fare così, dopo aver inserito chiaramente nel tessuto, si manterrà stabile e quindi col tempo insomma non viene via. Ovviamente ne possiamo mettere anche due se preferiamo farlo più spesso, diciamo, e quindi possiamo farlo mantenere di più. Allora, io più o meno ho preso la misura sia di qua che di qua per rendermi conto, quindi per fissarlo alla stessa maniera. Quindi qui vedete il marcapunti e vado subito sotto, vedete dove ho il marcapunti, così, in questa maniera qui. Vi faccio vedere, allentiamo ovviamente, quindi infiliamo, vedete. Questi sono da 1 cm, quindi più grandi che ci sono disponibili sul sito che poi vi metto il link in descrizione. Quindi andiamo a inserire così, metto, vedete, la piastrina che combacia benissimo, guardate, con il foro, infatti fuoriesce pure, e poi andiamo ovviamente ad abitare. Questa piastrina ci aiuterà col tempo a non far venire via, anche se vedete la vite è abbastanza larga, però è meglio essere sicuri. Chiudiamo ovviamente fin dove ci permette, quindi il massimo che ci permette di arrivare ed ecco fatto che abbiamo fissato. Ovviamente se volete mettere più di una vite dovete scendere il manico un pochino più giù chiaramente. Io ne metto una e quindi va bene così. Adesso faccio la stessa cosa, vedete, di qua. Quindi qui ho il mio marcapunti e qui dove ho il foro vado a inserire. Quindi possiamo anche togliere il marcapunti e facciamo la stessa cosa anche di qua. Quindi vedete, la vite fuoriesce, prendiamo sempre una piastrina delle calamite e la andiamo a mettere così. E di nuovo andiamo a posizionare la nostra vite. Stringiamo ovviamente bene bene
Possiamo chiaramente anche dopo foderare se non ci piace, vedete che esteticamente si vedono ovviamente tutte le parti interne ovviamente che sono visibili. Togliamo anche questo marcapunti, ormai non ci serve più. Ed ecco che guardate, io ho fissato il mio manico così. Ovviamente possiamo lasciarne anche solo uno, però se non ci piace perché magari la borsa non regge bene, andiamo a realizzarne un altro. Io adesso ovviamente ne realizzo un altro perché credo che sia molto più carino con un altro. In più vado ad aggiungere, vedete, la nappina. Voi nell'anteprima vedrete chiaramente la borsa terminata e quindi poi in base ai vostri gusti potete decidere se mettere un solo manico o due. Io spero come al solito che il video vi sia piaciuto, è una borsa un pochino diversa nelle rifiniture perché così possiamo dare sfogo ovviamente alla nostra creatività. Andate anche voi a realizzare la vostra versione e se volete condividerla con me iscrivetevi al gruppo Facebook, seguitemi su Instagram, nel box informazioni trovate tutte le info per realizzare la borsa e per seguirmi. Io vi saluto al prossimo tutorial.